Poracci, ma quanta qualità c'era in Mortal Kombat 4? Ancora oggi sembra vero. Valerio è stato un vero fulmine, mentre Emanuele tira fuori una bellissima citazione da Gerry Scotti e il suo The Wall. Impossibile non ricondividerla. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Sono risposte sbagliate. Sorprendete. I hate my nose. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza fare sconti. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché finalmente inizieremo a parlare di E3 anche senza E3. Cercheremo di fare chiarezza sulla brutta faccenda che ha portato Yuji Naka a denunciare Square e analizzeremo anche le misure di Sony che prova a fermare chi cerca di sfruttare una falla del Plus. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a chiudere gli occhi e a ripetere 100 volte di fila Switch Pro. Poi a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Prima però riaprite gli occhi. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Trovate in descrizione tutti quanti i link. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Iniziamo con qualche notizia al volo e mi sembra giusto partire dal Game Pass. Perché secondo un rumor Microsoft sarebbe pronta a rispondere per le rime a Sony. Infatti se ieri è stato annunciato ufficialmente che la lineup dei giochi gratuiti di maggio del PlayStation Plus sarà capitanata da FIFA 22, un utente su Twitter si è reso conto che nella pagina prodotto del calcistico sull'Xbox Store è riportato che il gioco è incluso all'interno di EA Play. Il fatto è che FIFA 22 per ora non si trova né su EA Play né sul Pass, quindi le cose sono due. O quella dicitura è in realtà un errore che verrà corretta a breve, o altrimenti è probabile che il gioco verrà aggiunto al servizio in abbonamento di Microsoft in concomitanza con il passaggio sul Plus. E secondo me questa seconda ipotesi è abbastanza credibile. In questo settore Microsoft è estremamente agguerrita e non ne lascia passare neanche una alla concorrenza. E visto che si parla di giochi offerti agli abbonati, non perdetevi neanche i titoli inclusi con il Prime del mese di maggio. Il catalogo di Prime Gaming questa volta mette sul piatto sia Dead Space 2, per molti l'apice della serie, sia il terzo capitolo di Monkey Island, un recupero perfetto in attesa di poter giocare quest'anno al vero terzo capitolo. E poi se avete il Prime, magari potreste abbonarvi al canale di un giovane streamer romano, così magari riesce a comprarsi delle cuffie nuove. Che poraccio. Non siamo ancora nel periodo solitamente occupato dalle E3, ma in ogni caso maggio riserverà qualche interessante presentazione. Capcom ha infatti appena annunciato che il prossimo 10 maggio alle ore 16 italiane sarà trasmesso in streaming un nuovo evento dedicato a Sunbreak, la prima corposa espansione di Monster Hunter Rise. Non sappiamo ancora bene durata e contenuto del digital event, ma il publisher ha promesso nuove informazioni sul gameplay, creature e tanto altro. Il tutto sarà presentato dal director Yoshitake Suzuki, per un evento che gli appassionati del brand, in particolare i fan di Rise, non dovranno perdersi a nessun costo. Siamo ancora lontani dallo scoprire quali saranno i nuovi tracciati aggiunti con il DLC di Mario Kart, però intanto possiamo trarre una conclusione che ormai era praticamente ovvia. C'è un'altissima probabilità che tutti e 48 i nuovi tracciati siano presi e pensati per girare nativamente su Mario Kart Tour. Infatti Nintendo ha appena teaserato l'arrivo di Outlet Cocco sull'episodio mobile, scelta che fa sì che Colli Fungo sia l'unico percorso a non essere ancora apparso su Tour. Quindi sì, il prezzo è estremamente conveniente, ma è anche vero che il DLC è in realtà un progetto riciclato che consente a Nintendo di monetizzare in due occasioni distinte col minimo sforzo. Staremo a vedere quali saranno le prossime tracce. E Nintendo, mi raccomando, dacci qualcosa di Double Dash. Va bene poracci, passiamo alle notizie del giorno. Sebbene quest'anno non si svolgerà formalmente alcun E3, come avevamo pronosticato, questo non significa che i grandi publisher del settore se ne staranno con le mani in mano e rinunceranno ai consueti appuntamenti estivi per promuovere le loro lineup di fine anno e anche oltre. E un po' a sorpresa ad aprire le danze è Microsoft, e questo però può darci delle utili indicazioni anche per Nintendo. Il 12 giugno alle ore 19 italiane si terrà l'edizione 2022 dell'Xbox and Bethesda Games Showcase. Non
Non sappiamo ancora nulla dell'evento, ma è lecito aspettarsi una presentazione ricchissima, quasi quanto una puntata del TG Poro. Microsoft e i suoi partner hanno parecchie cose da mostrare. Una su tutte, Starfield, che ricordiamo è previsto per l'11 novembre 2022. Il publisher promette numerose novità riguardanti il Game Pass sia per PC che per console, sia da parte dell'Xbox Game Studios che di Bethesda e tutti gli altri studi satelliti. L'annuncio arriva in realtà leggermente in anticipo rispetto allo scorso anno. Lo showcase si era tenuto il 13 giugno 2021, ma era stato annunciato ufficialmente con meno anticipo, durante la settimana del 25 maggio. Quest'anno Microsoft sembra aver voluto bruciare le tappe, come a prendere la concorrenza contropiede. Per dirvi, non abbiamo neanche il calendario definitivo della Summer Game Fest, l'evento di Jeff Keighley, che lo scorso anno si è tenuto dal 10 giugno al 22 luglio. Ora, senza un E3 di mezzo, non è detto che tutte le aziende decideranno comunque di raggruppare reveal e presentazioni nelle stesse settimane, ma vogliamo lanciarci una prediction del Direct? L'anno scorso è capitato il 15 giugno alle 18, un martedì, e fu annunciato il 2 dello stesso mese. Prendendo sempre il martedì successivo alla presentazione Microsoft, quest'anno il Direct potrebbe tenersi il 14 giugno sempre alle 18. Voi che ne pensate? Soprattutto, quali sono le vostre aspettative per questo E3 senza E3? Bracci, vi ricordate di Balan Wonderworld? Beh, come dimenticarsi di uno dei più grandi fallimenti dello scorso anno? Un vero flop di vendite, ma anche un prodotto grezzo e imperfetto. Per essere buoni. E non dimentichiamoci che doveva essere il progetto della rinascita di Yuji Naka, il papà di Sonic che subito dopo la pubblicazione di Balan Wonderworld ha abbandonato Square Enix. Beh, ora, dopo mesi di silenzio, il director ha alzato un vero e proprio polverone su Twitter. Yuji Naka ha sganciato una vera e propria bomba, scagliandosi con veemenza sia contro Square Enix, il publisher di Balan, sia contro il team Arzest, che si era occupato di co-sviluppare il titolo. A quanto pare il silenzio di Naka di questi mesi era dettato da una causa giudiziaria indetta dal director contro Square e Arzest, i quali erano colpevoli, secondo l'accusa, di aver pubblicato il gioco in uno stato incompleto e impresentabile, contro la volontà dello stesso. Ora che la causa si è conclusa, Naka ha iniziato a raccontare come è andato lo sviluppo di Balan, almeno dal suo punto di vista. Mentre il director premeva per far sì che l'uscita del gioco fosse rimandata, Square e il producer del titolo sono stati inamovibili, tanto da togliere dalla regia Naka 6 mesi prima della pubblicazione finale del gioco e anche costringendola a un silenzio sui social, dove gli era proibito interagire con i fan. Le parole di Naka sono al vetriolo. Credo sinceramente che Square Enix non abbia alcun interesse a supportare il gioco. Gli sviluppatori dovrebbero migliorare i loro giochi fino alla fine e credo che sia sbagliato impedirgli di portare a termine questo obiettivo. Ho chiesto al mio avvocato di negoziare con le altre parti per permettermi almeno di tentare di risolvere i problemi emersi durante lo sviluppo di Balan Wonderworld fino all'ultimo istante, ma hanno ignorato le mie richieste, così ho deciso di intentare una causa. Insomma, che qualcosa fosse andato storto durante lo sviluppo di Balan era palese, ma non mi sarei mai immaginato un tale clima. Ultimamente Square Enix non ne sta imbroccando una, ma anche Yuji Naka è tristemente noto per delle storie che lo qualificano come una persona con cui non è semplicissimo lavorare. Il rammarico alla fine è solo uno. Chissà, con le dovute attenzioni, cosa sarebbe potuto diventare Balan Wonderworld. E chiudiamo con l'ennesimo update riguardante il nuovo PlayStation Plus di Sony. Tutti quelli che stavano cercando di ammassare quanti più mesi possibili di iscrizione per risparmiare sul nuovo Plus, beh, non potranno più farlo. Sony sembra essersi resa conto, con un po' di ritardo, di una bella falla nel sistema. Sappiamo per certo che tutti gli utenti con un abbonamento attivo al PlayStation Now vedranno i loro account convertiti al tier premium, quello più alto, una volta che il Plus e il Now saranno fusi nel nuovo servizio. Questo però significa una cosa, che al momento l'abbonamento annuale del Now costa 60 euro non scontato, mentre il premium arriverà a costare il doppio. Sony aveva già ritirato da qualche mese le card di abbonamento dai negozi, ma ora stanno arrivando numerose segnalazioni da parte degli utenti che confermano che l'azienda ha tolto la possibilità di accumulare più abbonamenti annuali uno sopra l'altro, o come si dice in gergo, di fare stacking. Al momento è possibile rinnovare un abbonamento solo se scaduto e non c'è più la possibilità di estendere all'infinito la propria iscrizione, per poi vederla riconvertita in un abbonamento dal valore doppio. Quindi spero per voi che non abbiate accumulato troppe schedine annuali per il Now. Presto potrebbero diventare abbastanza inutili o quantomeno non così convenienti.
fatemi sapere se nei commenti tra di voi c'è qualcuno abbonato al Now fino al 2030. E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere assieme delle notizie del giorno. L'appuntamento rimane a questa sera per una live sul sito Viola, mi raccomando vi aspetto, altrimenti ci vediamo domani per chiudere in bellezza la settimana con un video che farà discutere tantissimo. Voi in ogni caso fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Showcase, Michele Direct, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa!